Il santo patrono di Napoli, San Gennaro, viene festeggiato anche a Pozzuoli. Il santo è stato celebrato nella parrocchia con una festa dedicata. Per la ricorrenza, oltre alla messa, lo spiazzale della chiesa è stato addobbato con diverse bancarelle. Il santo è devoto anche dai puteolani. Fu proprio in quel luogo dove è situata la chiesa che San Gennaro subì il martirio. A lui in quel posto venne dedicata una basilica che venne poi distrutta durante l'eruzione della solfatara del 1198. No, il patrone di Napoli sta qua, che è stato dove è stato sacrificato, a Pozzuoli, quindi siamo proprio devoti. San Gennaro ci mette la mano sopra per tante cose, per i giovani e per la solfatara che ci dirà, le cose finiscono qua. Intanto questa mattina però il miracolo è avvenuto, è venuto, sì, sono contenta. E quindi per devozione ogni anno, quando non riesco ad andare a Napoli, vengo qua. E niente, un atto dovuto per un napoletano, anche perché abbiamo un rapporto col santo che è quasi fraterno, diciamo. Questa mattina avrò anche il miracolo. Sicuramente, già è venuto? Ah, ok, tutto a posto. Quindi anche per Pozzuoli ci possono stare delle buone possibilità, dopo quello che abbiamo vissuto in questo periodo. Quindi l'energia positiva sta arrivando. Sì, sì, io sono napoletana, abito a Napoli, però vengo a Pozzuoli da 20 anni, perché sono molto devota al mio grande San Gennaro, che è un santo vero, sincero e ci sta sempre accanto. E insomma, per questo giorno di festa. Senti, anche i puteolani sono devoti a San Gennaro. Sì, è ormai una tradizione molto antica questa qui, e quindi io è la prima volta che vengo qua, non sono neanche riuscito ad entrare perché insomma è molto affollata, quindi... Che cosa hai acquistato? No, caramelle per i bambini, solo questo.